Feed Your Brain presenta 5 incredibili animali luminosi, parte seconda. Pesce vipera. Il pesce vipera è un pesce di 60 cm di lunghezza che vive negli abissi delle acque tropicali e temperate di tutti gli oceani. È munito di una mandibola disarticolabile che gli consente di divorare prede di grosse dimensioni, mentre i denti ricurvi sono così lunghi che gli impediscono di chiudere la bocca. E proprio all'interno della sua bocca sono posti più di 350 organi luminosi, detti fotofori, in grado di produrre luce, con la quale questo pesce attira le sue prede direttamente tra le sue fauci. Polpo ombrello. Il polpo ombrello è un piccolo polpo dal colore bruno rossastro che si trova negli abissi più profondi delle regioni a nord dell'Oceano Atlantico. Questo polipetto è dotato su ognuno degli 8 tentacoli di 60 ventose, 40 delle quali presentano dei fotofori che sono in grado di emettere una luce verde-blu. Mentre alcuni fotofori emettono debolmente una luce continua, altri emettono una luce più forte a intermittenze cicliche, producendo così un vero e proprio effetto scintillante, che permette al polpo di attirare le sue prede e all'occorrenza spaventare i predatori. Meduse pettine. Le meduse pettine sono una famiglia di invertebrati marini presenti nelle acque di tutto il mondo. Le loro dimensioni variano da pochi centimetri a un metro e mezzo. Il loro corpo è ovale e presenta 8 file di bande, ciascuna provvista di una serie di pettini, detti ctenidi, grazie ai quali sono in grado di muoversi molto lentamente nell'acqua. Mentre nuotano, gli ctenidi diffrangono la luce, producendo uno scintillante effetto arcobaleno che serve ad attirare le loro prede. Pesce lanterna. I pesci lanterna sono pesci abissali appartenenti alla famiglia dei melanocetide. Sono diffusi in tutti gli oceani temperati o tropicali, fino a una profondità di 4500 metri. Il nome della loro famiglia significa mostri marini neri. Hanno un corpo tozzo e tondeggiante occupato per oltre la metà dalla grossa testa. Dalla fronte spunta un'antenna mobile sulla cui punta sono posti fotofori luminosi. Il pesce lanterna utilizza questa antenna come un'esca per attirare le sue prede che divora grazie alle grandi mandibole e ai suoi lunghi denti appuntiti. Ragno saltatore. Il ragno saltatore è un piccolo ragno diffuso in India, appartenente alla specie dei ragni saltatori. Sul dorso, sul cefalotorace e sulle zampe presenta una colorazione iridiscente tendente al verde, che varia così come la forma da maschio a femmina. Ma il dimorfismo sessuale non termina qui. Infatti, il maschio, se esposto ai raggi UV, è in grado di rifletterli diventando fluorescente. Questo è necessario, pare, per attrarre la femmina al momento dell'accoppiamento.